Quanti di voi conoscono i gesuiti? Hanno sentito parlare della Societas Jesu, Compagnia di Gesù, Ordine Gesuiti o Gesuiti? Non tutti. Ok. Diciamo che è l'ordine all'interno della Chiesa che negli ultimi due secoli ha preso il controllo della Chiesa, ma ha avuto grandi difficoltà nel corso della sua storia a raggiungere questo potere. Tra i più grandi nemici dei gesuiti c'è la stessa Chiesa, che in un determinato periodo storico ha cercato di epurare questo cancro interno alla Chiesa stessa, e molti ordini hanno cercato di contrastare i gesuiti, non ci sono riusciti, e alla fine i gesuiti hanno preso definitivamente il controllo. Guardiamo subito la memoria storica di chi sono questi gesuiti, come è rimasta nel collettivo. Gesuitico, gesuita, proprio dei gesuiti, scuola, educazione, morale gesuita, metodi gesuiti, sistemi gesuiti. In senso figurato, un gesuita è sinonimo di finto, falso, ipocrita, eccetera, eccetera. Questo non solo in ambito italiano, ma in ambito internazionale, perché i gesuiti, a differenza di altri ordini, hanno avuto un'interferenza planetaria nelle loro politiche. Quando parliamo di ordine dei gesuiti, non stiamo parlando di un ordine cristiano che porta il cristianesimo, diciamo, religioso, spirituale, bensì porta qualcos'altro. Quel qualcos'altro non è altro che creare nuove strutture affinché determinate famiglie riescano a operare al meglio al di fuori dell'Europa. I gesuiti sono stati i più impegnati tra i vari ordini nel promuovere apparentemente il cristianesimo all'estero, e di fatto in realtà hanno creato le basi per quello che alla fine è diventato il globalismo mondiale, insieme a dei colleghi. Adesso, siccome ho poco tempo, vado molto veloce. Presentiamo intanto il personaggio, ufficialmente il personaggio che ha dato vita all'Ordine dei Gesuiti, Ignazio di Loyola. Questo signore è santo, ma nella sua vita non era altro che un comandante militare. Un abile comandante militare è un po' fuori dagli schemi, con una visione fuori del suo tempo e molto, molto moderna nel metodi di fare guerra. Nel corso, innanzitutto presentiamo Ignazio come un appartenente all'orbita iberica, e questa, il fatto che i fondatori di ordini all'interno della Chiesa, papi, eccetera, eccetera, cardinali, troviamo sempre la figura di nobili, di aristocratici. Non è difficilmente, nel passato, un ruolo di potere era gestito da una persona del popolo. Erano sempre e solo aristocratici, nobili. Questo signore, in particolare, è entrato nell'ala protettiva di alcune famiglie, di quella che io chiamo l'aristocrazia nera italica, e nello specifico i d'Este, che sono qui vicini, e di un'altra famiglia che sicuramente voi conoscete tutti, perché ultimamente sono stati fatti molti film e telefilm riguardo questa famiglia, che è altamente controversa, però non significa che sia stata la peggiore in assoluto. I d'Este erano dei personaggi estremamente peculiari, estremi, quanto l'altra famiglia, ovvero sia i Borgia. I Borgia, avete sentito parlare dei Borgia, vero? Non se ne parla bene ai giorni d'oggi dei Borgia. Mentre riguardo i d'Este, invece, non c'è questo senso di disagio nel sentir parlare di una famiglia che in realtà ha fatto di tutto di più, proprio come i Borgia. Ebbene, queste due famiglie di alta, diciamo, una di altissima nobiltà e l'altra di alta nobiltà, molto influenti in Europa,
sono stati i, come dire, le due grandi figure che hanno permesso a Loyola, a Ignazio di Loyola, di raggiungere un determinato potere, che però non era finalizzato alla sua visione o al suo riuscire a raggiungere il potere, era semplicemente una pedina in mano a questi signori. Pertanto la colpa non è solo di Ignazio, che si è prestato a questo gioco, ma dietro c'è tutta una serie di famiglie che gestivano quello che è diventato questo pericoloso strumento attualmente della democrazia, che sono i gesuiti. Ufficialmente si dà, in qualche modo, si fa credere che la fortuna di Ignazio sia dipesa da questo papa, da Alessandro Farnese, che era direttamente collegato con i Borgia, ma era semplicemente una pedina dei Borgia. Non aveva alcun reale potere la famiglia Farnese in quel periodo storico, cioè ce ne aveva, ma solo perché era satellite ai Borgia. Quel papa che in qualche modo ha permesso la scalata al potere di Borgia, fra l'altro aveva come amante la sorella del papa. Erano altri periodi storici, si facevano di cotte di crude e non succedeva, non c'erano, come dire, problematiche che sussistono adesso con un'informazione molto più libera rispetto allora. Diciamo che in quel periodo storico è stato grazie ai Borgia che si è riuscito a costruire questo ordine, che fin dagli albori, fin dal suo inizio, non era in realtà un ordine di monaci, bensì un ordine militare a tutti gli effetti. Quando parliamo dell'ordine dei gesuiti, in realtà non ci stiamo riferendo a qualcosa di realmente nuovo. In realtà era una nuova struttura che nasceva dalle ceneri di una struttura precedente. Una struttura precedente che però era, a un certo punto del suo percorso, era stata fermata da uno scontro di potere di altre famiglie, e quest'altra figura, mi sto riferendo ai Cavalieri Templari, dovettero entrare in clandestinità, e nell'entrare in clandestinità dovettero scappare innanzitutto dalla Francia, che è stato uno stato che ha dato molti problemi all'ordine dei Templari e in seguito anche ai gesuiti, ed è per questo che poi diciamo la Francia fu una delle prime monarchie a cadere. È stata un po', come dire, la vendetta templare barra gesuita per il fatto che le casate reali da allora non difesero l'operato di questi due ordini. Prima di nascere l'ordine dei gesuiti, che nasce in Spagna come l'Opus Dei, questi due sono i due ordini all'interno della Chiesa che hanno più potere all'interno della Chiesa e al di fuori della Chiesa. Io, quando parliamo di gesuiti o di Opus Dei, stiamo parlando fondamentalmente di strutture di potere articolate che non lavorano solo in ambito della Chiesa stessa, ma hanno tutta una rete esterna che lavora parallelamente con tutta una rete di laici al fine di raggiungere sempre un determinato fine che è legato all'acquisire maggiore potere e in qualche modo a creare una dittatura più duratura e più funzionale rispetto alle, diciamo, dittature embrionali che hanno tentato di creare, creare precedentemente. Il problema nel passato era che c'erano più scontri diretti fra diverse fazioni di famiglie che nel corso dei secoli sono sempre di più diminuite. Questo ha portato a velocizzare il percorso della globalizzazione negli ultimi 50-60 anni, perché hanno incominciato questi gruppi a mettersi d'accordo rispetto a prima, che erano plenamente in conflitto.
le stesse famiglie, le stesse singole famiglie, dei Windsor, Est, eccetera, eccetera, Carolingi, nel corso della loro storia si ammazzavano anche tra di loro. Pertanto queste famiglie che da secoli gestiscono il potere e la Chiesa stessa, i principali nemici erano loro stessi, perché erano gli unici che avevano il potere di entrare in conflitto, avevano i mezzi per poter in qualche modo uccidersi a vicenda. Di certo non poteva farlo il popolo, che non riusciva ancora, non riusciva a capire, non aveva gli strumenti realmente per far cadere una monarchia. Nel caso qualcuno potrebbe obiettare, nella rivoluzione francese è stato il popolo a far cadere i reali. Questo non è vero, nel senso, così ci viene presentata la storia, ma la storia è ben altra. Ci sono state delle forze che hanno voluto far cadere i reali per portare quelle che adesso sono chiamate repubbliche e democrazie, ma che, come nella monarchia, sono gestite sempre da queste famiglie. Non è in realtà cambiato nulla, perché quando parliamo di Repubblica, la Repubblica italiana, in realtà la Repubblica è da millenni presente nella penisola italica. L'impero romano era una repubblica, questo non significa che la repubblica è gestita dalle persone e dal loro voto, semplicemente è un modello organizzativo di una struttura burocratica che diverge dalla monarchia, ma in ogni caso, in entrambi i casi, ci sono sempre figure di potere. Il problema della repubblica è che è più subdola rispetto alla monarchia, perché nella monarchia sai che c'è il re e sai chi è il nemico del popolo, in una repubblica non sai chi è realmente il nemico del popolo. La gente pensa che sia il politico di turno che fa la legge ingiusta, la legge a favore delle multinazionali, che non sono altro che le strutture di potere sempre delle famiglie. Pertanto la Repubblica, la democrazia, è uno strumento più funzionale rispetto alla monarchia di avere il controllo sulla popolazione. Ed è qui che infatti stanno portando, a qualche modo ci indirizzano in una direzione in cui tutto sembra che vada bene, nel senso che viene fatto vedere che il popolo può votare, che lo Stato non interagisce con le decisioni del popolo, mentre in realtà questo non accade. Hanno creato degli escamotage su come gestire il popolo e come gestire il dissenso del popolo, perché puntualmente il popolo viene in qualche modo illuso dal partito politico di turno e viene presentato subito un nuovo partito che in realtà è sempre gestito da queste famiglie. Quando parliamo di politica internazionale, i politici e i partiti, i movimenti eccetera eccetera, che sono in qualche modo votabili, significa che questi gruppi sono sempre gestiti dalle famiglie. Per farvi un esempio, Berlusconi con Forza Italia era un partito che nasce per volere determinate famiglie, tra cui la famiglia Borghese, la casata di Borghese. Avete mai sentito parlare di Borghese? Hanno tentato di fare un golpe negli anni 70. Non ci sono riusciti, ne hanno creato uno un po' più, un golpe rosa, con Berlusconi, e che con Berlusconi alla fine non si stava male rispetto alle nuove famiglie che sono subentrate. È sempre un gioco di famiglie. Il problema, come dicevo prima, è che adesso tendenzialmente, tranne nell'ultimo periodo, lavoravano in parallelo, non si schiacciavano troppo i piedi tra di loro. Andiamo avanti, perché sennò perdiamo il filo del discorso. Ordine Cistercense, questo è un ordine che pochi conoscono, ma è un altro di quegli ordini legati a determinate famiglie che precedettero i Templari e i Gesuiti. Nel momento che si scopre chi gestiva quest'ordine, anche questo fondato da un nobile, nel momento che si scopre chi, le famiglie che gestiscono quel potere, ci si rende conto della direzione che quell'ordine vuole intraprendere. Chi c'è dietro? Se facciamo caso e andiamo alla ricerca delle famiglie dietro l'ordine cistercense, poi se nel corso dei secoli andiamo a vedere quella dei Gesuiti, scopriremo che ci sono
i pronipoti di queste vecchie famiglie, che nel frattempo si sono fuse con nuove famiglie, creando nuovi rami, ma sempre di uno stesso sangue stiamo parlando, che gestisse il potere. Bernardo Chiaravalle, personaggio legato all'ordine templare, in qualche modo dette le regole all'ordine templare. Quanti di voi conoscono l'ordine templare? Molto più famoso. Vi siete fatti un'idea, buona o cattiva? Vengono presentati come un gruppo interessante sotto certi aspetti, eretico, perché in qualche modo all'interno c'aveva, si dice, avesse avuto una serie di informazioni, una serie di culti paralleli che non erano cristiani e che in qualche modo è stato debellato quest'ordine proprio per questo culto parallelo che portavano avanti. In realtà il discorso era semplicemente politico. L'ordine dei Templari, legato alla Serenissima Repubblica di Venezia, che gli dava le flotte navali, proprio come con i gesuiti, in cui troviamo il Doge Gritti, che insieme ai d'Este, ai Farnese e ai Borgia promossero Ignazio, troviamo questi gruppi che portano avanti una determinata agenda. Bernardo di Chiaravalle, la peculiarità di Bernardo Chiaravalle è che questo signore ebbe tanto successo nei suoi tempi perché diceva di, uso il termine moderno, canalizzare, in qualche modo riusciva a entrare in contatto, lo chiamavano nell'antichità si chiamava dono mistico, adesso si chiama channeling o medium, essere un medium. E questo signore diceva di essere in contatto con Maria e con Gesù Cristo. Era una sorta di rockstar dei suoi tempi, tant'è che ebbe una grandissima influenza all'interno della cristianità. Questa sua influenza la trasformò in politica. Dietro Bernardo, che era un nobile, ma non di così alto livello, era sotto gli ordini di altre famiglie, e queste famiglie portarono alla creazione dell'Ordine dei Templari, che è un ordine che è in qualche modo stato una figura che rappresentava i primi modelli dei banchieri internazionali e delle multinazionali, perché alla fin fine l'Ordine dei Templari era una multinazionale con possedimenti in tutta Europa e non solo in Europa, come proprio anche i gesuiti, alla fin fine. Gestiva un patrimonio superiore a quello di un intero regno come la Francia, e aveva un proprio esercito, come in realtà ce l'hanno anche i gesuiti, e pertanto erano un potere in seno, dentro negli stati, con una forza tale da poter rovesciare gli stati se era quella la volontà. Questo fece paura come dire, alle famiglie rivali, e pertanto riuscirono a abbattere l'ordine dei Templari. Ma con l'ordine dei Gesuiti, questo scontro diretto fra questi due gruppi di potere inizialmente portò a far cadere l'ordine dei Gesuiti, tant'è che l'ordine dei Gesuiti, a un certo punto della loro storia, furono sciolti, usiamo il termine sciolti, dalla Chiesa, che non volle più avere a che fare semplicemente perché c'era una pressione da parte delle altre casate reali d'Europa affinché l'ordine dei Gesuiti non esistesse più. Questo perché? Adesso andiamo a vedere il perché. Anzi, apriamo un tema molto importante prima. Presento le ricerche di O'Collins. O'Collins è un ricercatore che ha studiato nei collegi gesuiti di Melbourne. Due suoi zii sono gesuiti di alto livello che operano all'interno a Roma in questo momento. Questo signore ha detto, leggiamo insieme, fu l'invenzione a opera di Ignazio di un concetto innovativo noto come forza professionale di polizia segreta. In termini di gerarchia, rigoroso codice di condotta, normativa e ordini e di controspionaggio.
a rappresentare il suo principale e relativamente poco noto contributo alla civiltà. Al fine di controllare una popolazione decisamente ostile con risorse limitate, Ignazio, il fondatore dei Gesuiti, commissionò al suo più affidabile responsabile di polizia segreta, Francisco Saverio, anch'egli originario della Navarra e anch'egli nobile, il compito di dar vita a rigorose istruzioni o regole grazie alle quali tali forze di polizia segreta avrebbero garantito la propria assoluta devozione e addirittura il sacrificio della propria volontà, allo scopo di assumere tanto il ruolo di soldati di una milizia segreta quanto il ruolo di guardie del corpo e quelle di assassini dei nemici dello Stato. Praticamente, in questa sintesi, sta dicendo che Ignazio ebbe la brillante idea di creare una polizia segreta. Questa idea è praticamente stata precursore della nascita e del modello con cui operano le attuali intelligence internazionale. Inizialmente tra gli spagnoli Ignazio non ebbe successo, il re d'allora non si interessò a questo modello di spionaggio e controspionaggio camuffato da ordine di preti, e pertanto Ignazio lo presentò alle famiglie rivali, lo presentò pertanto ai francesi e ai veneziani, che videro in quel nuovo modello di fare una guerra più sottile, non più nei campi di battaglia, ma in mezzo alla gente. Tenete conto che i gesuiti, a differenza di tutti gli altri ordini, potevano essere vestiti con abiti borghesi, non potevano essere identificati come preti e venivano infiltrati nella società e spiavano la società stessa. Questo è stato l'inizio dei gesuiti. Antonella Conolna Villasi, questa signora è un'esperta di intelligence, e sentite cosa dice. Storicamente fu Pio V nel 1566 a fondare il primo servizio segreto ufficiale organizzato. La necessità di tutto stava nel dover agire contro il protestantesimo che stava montando in Europa per arginare quella corrente religiosa. Nacque dunque la Santa Alleanza. Che cos'era la Santa Alleanza? Non era altro che uno strumento di potere di quelle famiglie che gestivano il cattolicesimo, che si stavano scontrando con quelle altre famiglie legate al protestantesimo. Questo scontro c'è ancora adesso ed è più sottile. C'è lo scontro fra una massoneria atlantica che a volte si scontra con i gesuiti e la massoneria con cui lavorano i gesuiti. Ci sono scontri più difficili da individuare, ma c'è sempre un desiderio di prevalere l'uno sull'altro. Guarda caso, l'anno in cui nel 1566, dato dalla professoressa Villasi, corrisponde alla nascita poco dopo la nascita dell'ordine dei gesuiti. Guardate questi tre signori, Pio V, che aveva citato la signora Villasi, Ignazio al centro e il Carlo Borromeo a destra. Notate qualcosa di particolare? Questi signori si assomigliano. Adesso sto lavorando su un nuovo libro in cui tratto molto la genetica, la progruppo da cui derivano queste famiglie, che nonostante questi signori sono di nazionalità diverse, troviamo similarità morfologiche e non solo. Questi tre signori, Papa e Cardinale e tutti e tre santi, fra l'altro, e il preposito generale dei gesuiti, erano tutti e tre appartenenti all'aristocrazia. Qui vado veloce perché voglio magari... Quanto tempo? 5-6 minuti. Oh, ok. All'interno... Ti
all'interno della, della nascita di quest'ordine ci sono stati scontri tra di loro, si sono ammazzati tra di loro. I gesuiti hanno ammazzato dei papi che volevano far sciogliere l'ordine dei gesuiti. Ci sono stati scontri fra i francescani, i domenicani e i gesuiti. La cosa peculiare è che Ignazio di Loyola fu per ben due volte arrestato dalla Santa Inquisizione come eretico, perché legato agli Alumbrados. Alumbrados in spagnolo significa illuminati. Poi il paradosso è che fu liberato, ovviamente, Ignazio. Il paradosso è che Ignazio portò l'Inquisizione in Portogallo. Da vittima divenne carnefice. Questo grazie alle spalle coperte che aveva questo signore attraverso l'influenza dei Borgia. Se voi andate a leggere le regole dei gesuiti, troverete né più né meno che semplici regole del cosiddetto agente segreto, legato alla segretezza, legato a un modus operandi particolari, legato poi in seguito anche a modelli linguistici. In qualche modo questi signori sono stati precursori della programmazione neurolinguistica. Questi signori sono stati coloro che hanno istruito i nobili d'allora e che stanno istruendo le famiglie attuali, nonché la classe dirigente mondiale. Se fate caso, negli Stati Uniti d'America, in Italia, in Europa, in Giappone, in qualsiasi posto, troverete università e collegi gesuiti al cui interno ci sono i presidenti di repubbliche, amministratori delegati di varie multinazionali, senatori, congressisti, chairman della difesa, dell'industria della difesa, eccetera, eccetera. Questi signori stanno creando le future elite, le future classi di, come dire, manovalanza burocratica per portare avanti la loro agenda, che è estremamente pericolosa se nessuno li ferma. E dico se perché potrebbe esserci qualcuno che all'orizzonte potrebbe arrivare e tornare come i vecchi tempi in cui l'aristocrazia nera si scontrava direttamente. Il tempo lo dirà. La peculiarità dell'ordine dei gesuiti, che si serve anche dei Cavalieri di Malta. Quanti di voi hanno sentito parlare dell'ordine dei Cavalieri di Malta? Questo gruppo molto, molto vasto di numeri, tenete conto che l'ordine dei gesuiti è l'ordine più grande della Chiesa, ma le loro unità, adesso non so se arrivano sui 15.000 unità, stanno perdendo sempre più numeri, sempre meno preti, però hanno una struttura a monte, che è l'ordine dei Cavalieri di Malta, è l'ordine dei Cavalieri di Colombo, che sono talmente strutturati in Europa e negli Stati Uniti che hanno praticamente un esercito sconfinato di persone all'interno del sistema, all'interno di posti chiave con cui gestire la politica internazionale. E tra questi Cavalieri di Malta troviamo nel passato come nel presente tutti i personaggi che hanno scritto la storia, tutti. Qui i signori hanno creato anche la teologia del regicidio, nel senso come giustificare il fatto che un ordine cristiano potesse e avesse l'onere e l'obbligo di uccidere tutti i reali che non aderivano a, come dire, la loro visione d'insieme. Se un reale si rifiutava di accettare l'agenda gesuita, i gesuiti lo potevano avvelenare, ed è per questo che sono stati bloccati dall'aristocrazia nera, perché hanno ucciso molti aristocratici importanti durante, come dire, la loro scalata al potere. E i gesuiti furono all'interno del commercio degli schiavi. E un'altra cosa interessante è la figura degli Alumbrados, che sono in qualche modo paragonabili agli Illuminati di Baviera e agli Illuminati in generale. E quando parliamo di questo gruppo, di questa fazione di potere che ha abbattuto la Chiesa, la vecchia Chiesa non gestita dai gesuiti, troviamo che tra gli operativi
tra, come dire, l'agenda degli Illuminati c'erano anche i Gesuiti, lavoravano in parallelo i Gesuiti e gli Illuminati, e grazie a questo insieme di forze che sono riusciti a buttare giù il vecchio potere e si sono insediati, e da allora non si sono più mossi. Quel potere è rimasto a questi signori. I Gesuiti, gestiti da determinate famiglie, gestiscono la Chiesa e le multinazionali legate alla Chiesa e al potere politico legato alla Chiesa, compreso il Congresso. Tenete conto che il Congresso è gestito, ci sono circa 58 congressisti americani che hanno studiato nelle università, nei collegi gesuiti, e sono sotto il controllo e l'influenza dei Gesuiti, e gli altri sono gestiti dagli Illuminati. E per Illuminati stiamo parlando fondamentalmente delle famiglie dei banchieri internazionali, coloro che hanno creato che hanno creato l'attuale crash economico mondiale, funzionale a portare questa nuova agenda a un nuovo step. Pertanto cerchiamo di informare le persone riguardo l'uso improprio che viene fatto della Chiesa, con cui portare avanti una determinata agenda, tra cui quella anche odierna della migrazione di massa di islamici all'interno dell'Europa, che è peculiare che sia la Chiesa stessa a volere questa cosa. In realtà non è la Chiesa, è l'ordine dei Gesuiti che vuole fare questa cosa. E chiediamoci il perché e cosa c'è dietro a questa nuova creazione, questa nuova ingegneria sociale che va a cambiare gli assetti e far perdere le nostre radici, di modo da portare più facilmente questa nuova agenda, che è estremamente, estremamente pericolosa. Con questo concludo. Grazie per l'ascolto. Grazie.